Grazie Presidente. Allora, oggi finalmente arriva in aula un testo con indirizzi che avevamo depositato a ottobre, in realtà degli indirizzi molto semplici. Dopo l'adesione comunque dell'amministrazione capitolina tramite una memoria di giunta alla campagna Plastic Free Challenge voluta dal Ministro Costa, per cominciare a mitigare l'impatto delle plastiche nei nostri territori, abbiamo pensato di fare un qualcosa in più rispetto a quello che era stato fatto nelle altre amministrazioni, quindi portare una semplice mozione, appunto, o di adesione o comunque di indirizzi. Abbiamo pensato proprio di realizzare una delibera con delle tempistiche chiare e con degli indirizzi che siano a garanzia della miglior attuazione di questa che consideriamo una delle nostre esigenze essenziali per il nostro territorio. Per cui si danno all'amministrazione 60 giorni di tempo, in realtà nel testo era scritto fino al 31 dicembre, ma entro il 31 dicembre, ma ovviamente avendo depositato la delibera a ottobre ed essendo arrivati oggi, presenteremo un emendamento in cui rettificheremo questa scadenza, entro cui cominciare a predisporre tutti quanti gli atti che avviino le procedure per cominciare a fare in modo che Roma Capitale superi la realizzazione di appalti che vanno nella direzione di forniture di beni o comunque di imballaggi e tutto quello che comporta la fornitura e il consumo di beni in plastica. Questo è possibile farlo tramite appunto dei bandi che diano la premialità rispetto a tutti quegli operatori e a quelle aziende che hanno nel loro paniere, nel loro menù, dei beni che siano alternativi, quindi parliamo di beni riutilizzabili. Sapete tutti quanti che esistono la possibilità di poter avere delle stoviglie che non siano in plastica, che siano ad esempio in materiali biodegradabili o comunque addirittura ci sono delle tecnologie o comunque delle iniziative che realizzano questi manufatti in bambù o altri materiali comunque in legno che sono riutilizzabili praticamente all'infinito, o comunque forniture che diano la garanzia all'amministrazione di poter lavorare con delle stoviglie compostabili, perché non è detto che noi dobbiamo per forza andare a ricorrere appunto a beni in plastica. Questa esigenza ovviamente va unita al fatto che vorremmo, e quindi l'abbiamo indirizzato in maniera molto chiara, dare un segnale di controllo rispetto a quello che stiamo indirizzando. Quindi abbiamo dato all'amministrazione la possibilità di fare un monitoraggio e rendicontare attraverso dei resoconti trimestrali i risultati che l'amministrazione andrà gradualmente a ottenere tramite appunto la fornitura di questi appalti. L'ultimo indirizzo, che è quello più importante, è legato alla comunicazione che deve essere fatta alla città, sia rispetto ai risultati che l'amministrazione via via raggiungerà, perché l'amministrazione, secondo noi, deve essere la prima a dare il buon esempio alla cittadinanza, sia perché ovviamente tramite anche l'aiuto dei municipi è fondamentale arrivare nei territori nella maniera più capillare possibile. Ovviamente questo indirizzo può essere dato esclusivamente alle strutture di competenza di Roma Capitale, quindi parliamo di tutte quante le strutture dipartimentali, gli uffici aperti al pubblico, le scuole, però ovviamente non possiamo dare alla nostra amministrazione la competenza di quello che riguarda tutte le altre strutture della pubblica amministrazione che per la maggior parte sono di competenza o ministeriale o regionale. Ecco, rispetto a questa altra esigenza abbiamo allegato un ordine del giorno che ne anticipa i contenuti per fare in modo che l'amministrazione, quindi la giunta, la sindaca, convengano con queste strutture in accordi o protocolli per fare in modo, ecco, che tutti quanti insieme si cominci a lavorare verso appunto il superamento del conferimento o dell'impiego, il consumo dei beni in plastica, esattamente così come indirizzato rispetto alla nostra amministrazione. Lo stesso ordine del giorno contempla anche in questi accordi e protocolli la possibilità da parte di queste strutture comunque pubbliche, parliamo di stazioni ferroviarie, ospedali, tribunali, università, caserme, tutto quello che voi immaginate rappresenta l'universo del pubblico,
di poter comunque fare appunto in questi accordi, di convenire in questi accordi le migliori pratiche per poter aumentare la differenziazione di quanto viene conferito dalla cittadinanza, che sia una cittadinanza che svolge il lavoro all'interno di queste strutture, quindi degli operatori pubblici, che siano comunque dei cittadini che usufruiscono dei servizi che vengono erogati all'interno di queste strutture, ecco, di fare in modo che venga ottimizzata quanto più possibile la differenziazione dei rifiuti all'interno di queste strutture. Questo perché anche qui è fondamentale che proprio dal pubblico, ripeto, pervenga il miglior esempio possibile. Grazie.